Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono Roberto Celestri, professione filmmaker. Creo contenuti d'arte per i social. L'arte mi emoziona, mi fa pensare ed è un vizio di famiglia. Seguitemi. Siamo a Caltagirone, una delle città il cui centro storico barocco è stato inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. È una delle scalinate più famose d'Italia, è lunga 130 metri e dal 1606 collega la parte antica della città a quella nuova. Si chiama Scalinata di Santa Maria del Monte. È piuttosto ripida e quando la percorri non sai se guardare i magnifici 142 gradini decorati in maniera differente con maioliche colorate o l'infilata di balconi dei palazzi. Le maioliche sono state applicate nel 1954 e raffigurano animali, elementi geometrici e decorazioni floreali che richiamano tutte le influenze artistiche che hanno attraversato la Sicilia, arabe, spagnole e normanne. E poi c'è questa curiosa Ave Maria. La scalinata, dal basso, sembra un meraviglioso arazzo. Adesso siamo in un laboratorio che ha fatto dell'innovazione la propria impronta stilistica, lo studio Branciforti. Come si è trasformata nel tempo l'arte della ceramica? Come diceva un maestro del design, Ettore Sozzas, guardate la ceramica e c'è tutto. Questo significa che ogni periodo storico veniva rappresentato attraverso la ceramica. E allora qui, in questa bottega che nasce nel 1968, riusciamo a trovare una parte che è molto più classica e quindi che riprende quelle decorazioni tipiche della ceramica di Caltagirone, ma trovi anche l'innovazione con una nuova collezione a cui ho dedicato ormai più di 15 anni, che rispecchia invece i nuovi riti, i nuovi modi di poter abitare e vivere la casa. La ricerca iconografica per la decorazione della scala è stata condotta da Antonino Ragona, ceramista e ceramologo, che dal 1955 al 1980 ha diretto anche il liceo artistico Luigi Sturzo, in cui ci troviamo ora. Qui è conservata la sua collezione di ceramiche, che dialoga con quella più contemporanea prodotta dagli alunni. È evidente il passaggio dalla tradizione all'innovazione. La prima volta che sono venuto a Caltagirone sono rimasto sconvolto dall'imponenza di questa scalinata. All'impatto è uno spettacolo unico.